Eccoci qui, buongiorno a tutti e a tutte, e benvenuti in, questa, in questo nuovo appuntamento che noi siamo molto contenti in generale di fare, perché riteniamo che sia un momento sempre eh, oltre che importante, soprattutto utile, a chi si approccia e sta guardando al mondo del lavoro. Eh, come vedete adesso mi sposto per farvi vedere lo sfondo oggi il tema sarà questo le professioni del motorsport al femminile io sono Pasquale Gravina e vi accompagnerò un po' in questo confronto con due ospiti d'eccezione che tra un po' vi presenterò eh, innanzitutto eh, vorrei farvi vedere quale sarà la scaletta di questa eh, oretta che passiamo insieme eh, ci sarà dopo eh, questa breve introduzione che farò anche spiegandovi chi è G Group, cosa facciamo e perché di questa iniziativa, anche se immagino intuiate eh, gli argomenti principali che tratteremo. Poi ci sarà la presentazione delle nostre ospiti, che come vedete sono Giorgia Fratesi, che è Team Coordinator di Moto2 e MotoGP per Munei VR46 Racing Team. Eh, e poi Lucia Valenti che invece è un meccanico di 511 Racing Team che è un team un po' speciale poi vi spiegherò il perché eh, modererò io questo confronto e poi ci sarà una parte di conclusione e di saluti eh, una cosa importante siccome facciamo queste cose un po per eh, trasferire l'esperienza che facciamo nel mondo del lavoro e supportare le persone a mh, orientarsi a no? fare le scelte eh, più giuste eh, alla fine del proprio percorso di studi o anche se vogliono cambiare lavoro, vogliono approcciare eh, un settore che hanno sempre visto come difficile o distante. Eh, lo facciamo soprattutto anche con l'idea di, di avere un confronto interattivo. Basta con i sermoni che parlo soltanto io eh, o le persone che intervengono. Ci piace molto l'idea che facciate le domande voi e per questo vi apriremo, uh, vi daremo l'autorizzazione ad aprire la webcam e fare una domanda direttamente. Siccome c'è un tempo tecnico che passa tra quando voi farete la domanda che dovete fare sulla parte QA, domande e risposte, una volta che c'è una domanda che riteniamo pertinente, eh, vi attiviamo la webcam. Passerà un piccolo. Momento nel quale voi dovete accettare ehm, la condivisione che vi arriva per poter attivare la webcam, a quel punto vi diamo la parola e fate la domanda in diretta, che secondo me è molto più divertente, è molto più interattivo, e così fate domande voi. Io qualcuna ce l'ho già in mente da fare alle due nostre ospiti, ma sicuramente le vostre domande saranno ancora più interessanti perché ehm, toccano delle necessità molto più personali di quelle che posso. Eh, raccontare io o che mi, mi posso immaginare. Ok, quindi detta questa spiegazione tecnica, mi raccomando, iniziate appena possibile a fare domande sulla sezione domande e risposte, così vi coinvolgiamo direttamente. Chi sono io? Io mh, mi occupo all'interno del holding di G-Group di Strategic Selling, che in due parole è la vendita o il racconto Dell'ecosistema che c'è dentro la holding, che comprende 10 società. Tra queste 10, la più importante per storia, per capillarità, per eh, volumi, per organizzazione, per complessità è l'agenzia per il lavoro, che è G Group, che è la società che oggi scende in pista eh, con voi per fare questo confronto sicuramente eh, stimolante con due persone in gamba che arrivano dal motorsport. Eh, come vedete, tra eh, i punti che ci sono, che servono soltanto a me, a voi non servono queste slide. Sono stato anche campione del mondo di pallavolo. Lo so che non ci credete, dite, ma uno con la faccia così sì, e infatti, queste sono le prove. Quindi, mh, diciamo che ho anche la conoscenza diretta delle dinamiche che ci sono all'interno dei contesti sportivi altamente performanti, che mi aiuta a capire meglio quale può essere un punto. Di interesse ehm, che ci possono raccontare le nostre ospiti avendolo vissuto direttamente. Detto questo, chi siamo noi eh, in due parole lo vedete scritto? Siamo sicuramente la prima agenzia italiana per il lavoro. E come vi dicevo prima, eh, vedo che stanno già arrivando le domande, perfetto, eh, non so che cosa abbiate chiesto, ma sono contento che eh, abbiate capito che dovete essere protagonisti di questo confronto. E come vi dicevo facciamo parte di una holding che è presente in 30 paesi del mondo, quindi viviamo tutti i giorni la complessità del mondo del lavoro, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo e la nostra mission, come vedete, è quella di supportare eh, l'evoluzione del mercato del lavoro aiutando le persone a trovare eh, un lavoro che corrisponda a, alle loro ambizioni. E aiutiamo allo stesso tempo le aziende a trovare le persone giuste per il posto giusto. Ovviamente, non sempre ci si riesce, ma questa è la nostra ambizione. Cosa possiamo fare per te? In generale, eh, sicuramente, questi tre servizi che fanno parte della gamma dei tanti servizi presenti all'interno della holding sono quelli più pensati per coloro che si approcciano al mercato del lavoro. Quindi, visto che ci sono tante scuole e università collegate. Ehm, molte collegate con un account ma ci sono intere classi che salutiamo questi sono i servizi che eh, mettiamo a vostra disposizione non soltanto oggi oggi forse parleremo più di orientamento che di anzi non forse sicuramente sì che di questi tre temi eh, ma quando eh, cercherete un lavoro e volete trovare in noi o in altri un supporto per approcciare al meglio il mercato del lavoro ricordatevi che questi sono i servizi che possiamo mettere a vostra disposizione, quindi fare investimenti di formazione che a voi non costeranno niente, perché sono un investimento che fanno le agenzie per il lavoro. Eh, trovarvi un lavoro che corrisponda alle vostre aspettative eh, e eh, percepire un'attenzione ai candidati che noi mettiamo eh, in ogni occasione che, appunto, abbiamo di interazione diretta con qualcuno che si approccia al mercato del lavoro. Questi sono i nostri valori. E che penso si spieghino da soli. Come vedete, per noi la passione è un valore fondante di questa società, oltre che la collaborazione, e ve ne cito due, non a caso, perché sono due elementi che vedrete verranno fuori anche nel confronto che avremo con le nostre ospiti, perché sono due valori molto presenti anche nello sport di alto livello. Perché questa iniziativa? Ecco, forse questa è la slide più importante. Eh, noi facciamo in, abitualmente incontri con le scuole e le università per, fare, per dare il nostro contributo, fare la nostra parte per aiutare a leggere il mercato del lavoro a chi non lo conosce. Ma in particolare abbiamo costruito questo progetto che si chiama Women for, che è pensato soprattutto per favorire l'inserimento eh, nel mercato del lavoro delle donne, in particolare nei settori che tradizionalmente vengono ascritti nell'immaginario collettivo. Ehm, a ruoli a forte prevalenza maschile e quindi abbiamo messi tre come esempio, c'è cioè la logistica, la meccatronica e l'ICT Questo è un modo di pensare vecchio e obsoleto perché oggi con la tecnologia ci sono professionalità che non ovviamente dove è richiesta la forza fisica eh, c'è giustamente ancora una predominanza maschile per questioni dire fisiologiche, no? per questioni naturali, come per esempio la logistica, ma la logistica non è più quella che... Siamo abituati a pensare, cioè semplicemente spostare dei pacchi da una parte all'altra, anche perché questo lavoro ormai si fa con le macchine, si fa con la tecnologia e quindi ci sono donne molto preparate che possono fare, se non meglio degli uomini, sicuramente non meno bene degli uomini, quello che tradizionalmente hanno fatto sempre gli uomini. E siccome crediamo molto... In questa iniziativa stiamo avendo degli ottimi riscontri di sostegno alle donne che si approcciano a mondi tradizionalmente maschili. Veniamo al punto di questo confronto perché eh, l'assist eh, è perfetto, direi l'alzata se, se usiamo una metafora pallavolistica. Scegliete voi lo sport che vi piace di più. Eh, in questo caso, parlare di motorsport che è tradizionalmente è un ambiente legato eh, soprattutto nella parte. Dell'immaginario collettivo a un ambiente tradizionalmente e squisitamente maschile, eh, non è più così per fortuna, e oggi ne abbiamo una prova. Ne abbiamo una prova con queste due, mh, oltre che belle, ma soprattutto brave eh, professioniste che lavorano all'interno del motorsport e a cui chiedo di attivare la webcam. la webcam. Partirei in ordine di presentazione da Lucia, Lucia Valenti, e poi Giorgia Fratesi. Buongiorno e benvenute. Siamo molto contenti di avervi eh, qui con noi. Eh, volete dire in due parole chi siete? Così lo dite voi, eh, che lo fate sicuramente meglio di me. Io so che ruolo avete, ma se lo fate voi è meglio. Chiederei prima a Lucia eh, di dire cosa fa all'interno di 511 Racing Team. Buongiorno, mi chiamo Lucia Valenti e sono un meccanico eh, nel, 500 resi, nel 511 Racing Team. Ho iniziato quest'anno e è stata una stagione molto intensa. Grazie Lucia. Un meccanico, un meccanico normalmente associato a un uomo che ha sempre le macchie d'olio su, sul viso, e che quindi sta in ambienti eh, puzzolenti e sporchi, non è più così. Eh, come vedete, eh, può essere un meccanico, anche una donna con ottimi risultati, poi ci racconterà come. Giorgia, dici chi sei, cosa fai all'interno invece di VR46 Academy Racing Team? Ciao a tutti, eh, grazie Pasquale. E io mi occupo, come appunto dicevi tu poco fa, sono la coordinatrice del team, quindi mi occupo principalmente dell'organizzazione dei viaggi di tutti i ragazzi, è una parte abbastanza complicata. E seguendo tutte le gare del Moto Mondiale, poi appunto oltre all'assistenza sul campo per i ragazzi, ci occupiamo anche della gestione degli ospiti e del, dell'attenzione agli ospiti per far vivere a chiunque venga nel, eh, ad assistere ad un weekend Moto Mondiale un'esperienza divertente che possa ricordare, di cui possa essere soddisfatto. Che bello, sono contento. Quindi un meccanico è un team coordinator. Questa mi sembra già un'ottima partenza. Intanto vi eh, dico che già ci sono delle domande eh, che quindi faremo, anzi eh, direi alla nostra regia se mi attiva Sara Antonelle, eh, non so se è il suo vero cognome o si è mozzato nella scrittura del, di suo nome e cognome, così le facciamo fare la domanda in diretta. Ah, vedi, eh, l'hanno già attivata. Se Sara vuoi attivare la webcam, così ti faccio fare la domanda in diretta. Eh, altrimenti, intanto ne faccio una io che sono curioso delle loro risposte e poi ne facciamo fare una a te. Dipende quanto sei veloce eh, ad attivare la tua webcam. Io dovrei aver attivato l'audio, mi sentite? Eh? L'audio? Sì, eh, se vuoi attivare anche la webcam è ancora più carino, se no facciamo fare la domanda. Ma anche Fuori l'opzione, ho solo disattiva audio, alza la mano. Chat, domande e altro, non riesco a capire come mai non riesco ad attivare la web. Siccome siamo in diretta se vuoi intanto fare la domanda e poi riuscirai nel frattempo che loro ti rispondono ad attivare la webcam, ti farai vedere dopo. Intanto fai la tua domanda e grazie di essere intervenuta. Dici da dove ci stai seguendo, cosa fai e che cosa ti interessa chiedere a Giorgio e Lucia. Allora, io vengo dalla provincia di Pordenone e sono appassionata di MotoGP e Formula 1, infatti ho frequentato per diversi anni l'ambiente MotoGP e da ospite okay. quest'anno ho lavorato nel team Ferrari di Formula 1 come hospitality assistant, quindi anche lì oh, accoglienza... Okay assistenza in sala in rom. la mia domanda infatti era principalmente rivolta a Giorgia per capire un attimino mh, avendo frequentato appunto tanto l'ambiente MotoGP che posizioni ci sono aperte da dove iniziare ecco in particolar modo appunto se ci sono delle posizioni adesso aperte nel team uh, Munei grazie Sara grazie a voi ciao Sara grazie eh, allora, al momento eh, siamo ben equipaggiati, eh, anche perché appunto, magari avendo già frequentato l'ambiente MotoGP, forse eh, hai già in qualche modo un background a cui attingere, ma mh, in genere quando si arriva a fine stagione... E diciamo che la maggior parte delle posizioni eventualmente aperte che si fossero presentate durante l'anno vengono in qualche modo già mh, eh, coperte, perché fine stagione nel motomondiale significa già inizio della stagione successiva. Quindi insomma è in questo, questo periodo è già il periodo in cui si inizia veramente a parlare seriamente, ad organizzare il 2023, perciò dal punto di vista delle risorse umane eh, siamo già eh, ben, ben, ben composti. Ecco. E in genere quel, quello che è il momento migliore eventualmente per cercare lavoro nella MotoGP è sempre la metà stagione, quindi poco prima della pausa estiva e subito dopo maggiormente. Perché è il periodo in cui si incominciano a muovere insomma, le, eh, le carte in vista della stagione successiva e quindi è sempre un momento migliore per eh, eventualmente appunto, andare a bussare alle porte dei vari team e, e chiedere se ci siano delle posizioni, delle posizioni aperte. Ottimo, uh, grazie della domanda Sara e grazie ovviamente della risposta di Giorgia. Allora ne faccio io una Lucia subito. Siccome diamo per scontato le cose, ognuno ha la sua idea di una professione, ci dici cosa fa un meccanico tutti i giorni in una scuderia come 511? Perché abbiamo tutti un'idea, ma secondo me è parziale. Raccontaci un po'. Eh, io lavoro in pista eh, durante il weekend di gara e ogni tanto si fanno dei test. Oppure si va al capannone a sistemare il bilico che ritorna dalle gare. Ma la nostra settimana tipo è: si arriva il mercoledì in pista, si svuota il bilico, quindi si inizia a montare tutto il box, si organizza come si vuole eh, mettere magari eh, i, le cassettiere, le moto, si fa tutta la parte organizzativa. Poi dal giorno dopo, eh, dipende dai turni che abbiamo, si inizia a lavorare sulla moto, quindi il pilota inizia ad andare in pista inizia a dare i primi feedback e da lì si inizia tutto il weekend tra setting oppure eh, si sistemano piccole cose o se si cade si sistema la moto, si, si, cioè dal feedback del pilota si inizia a lavorare attorno alla moto per arrivare sempre a migliorare tutte le cose. Quindi ci vuole anche una grande sintonia e sì, complicità sì. Con, con il pilota, no? Per, per Sia pilota quello... che con il eh, pilota che con la squadra perché se non, non si è una squadra si fa anche fatica a lavorare, soprattutto se si deve lavorare su un'unica moto e si è in di più, se non si è in sintonia è difficile trovare, cioè molte volte mi è capitato di comunicare anche senza parlare con uh, gli altri meccanici e questo uh, è un grande vantaggio. Ecco, quello che ho omesso di dire eh, è che mh, molti non sapranno che 511 Racing Team è una grande novità, perché è una squadra eh, tutta femminile, quindi pilota, meccanico, telemetrista, eh, team manager, eccetera, tutte donne che vuole dimostrare il potenziale delle donne eh, in un mondo che appunto tradizionalmente... È, è soltanto appannaggio degli uomini quindi anche in visione di gender equality secondo me è una bellissima iniziativa e, qualche curiosità in più che ti viene in mente Lucia qualche aneddoto che la maggior parte di, di noi comuni mortali non conosciamo perché non siamo nelle segrete stanze del, del motorsport che ti Ma viene in mente che potrebbe essere utile conoscere è strano cioè non, è difficile raccontare perché se non lo vivi non lo capisci fino in fondo perché fino a un anno e mezzo fa io vedere il paddock della MotoGP, del Superbike era una cosa entusiasmante lo vedevo dal lato fan adesso che sono all'interno del, del motorsport nel paddock anche semplicemente nel CIV, nel Women's Cup è, è un altro mondo, Cioè, lo vedi da, da una prospettiva diversa e se sei appassionato si innamora ancora di più di questo mondo da un altro lato però ed è difficile quindi raccontare che cosa si crea con la squadra, che cosa succede nel weekend di gara, quanto lavoro c'è dietro e la soddisfazione che c'è quando riusciamo ad arrivare ai risultati che ci eravamo prefissati. È difficile raccontarlo, però se si ha passione è veramente veramente bello. Eh, ma io non ti chiedo cose facili, ti chiedo cose di difficili, cose facili te le chiedono tutti. Eh. Quindi, se ti viene in mente dopo, raccontaci qualche elemento. Eh, sì, perché mi trovo piacere. un po' impreparata. Non ti preoccupare, intanto, chiedo a Giorgia una cosa apparentemente scontata, ma che scontata non lo è per niente e intanto vi invito a fare domande perché se no mi fate fare a me la, la parte del moderatore facilitatore noiosissima mi piace molto di più se fate voi le domande non fate i timidi che non ci crede nessuno eh, volevo chiedere a Giorgia invece una cosa sì che un po' mi immagino però secondo me è meglio chiederla alla diretta interessata in quali dinamiche ti trovi o ti sei trovata o pensi che le donne si trovino quando affrontano un percorso di inserimento all'interno appunto di un mondo tradizionalmente eh, maschile? Cioè, quali sono le dinamiche che si innescano che pensi possa essere utile eh, conoscere da, soprattutto da parte delle donne che vogliono fare la scelta che hai fatto tu? Allora, devo essere sincera, dal punto di vista di alcuni ruoli come il mio come press officer... Mm... Le dinamiche sono abbastanza semplici e non mi sono mai trovata nella situazione di dover giustificare, tra virgolette, la mia presenza in quanto donna all'interno dell'ambiente dell motorsport, perché comunque è, è molto più, più facile eh, trovare coordinatrici donne, coordinator donor, donne e press officer donne piuttosto che uomini. Se vogliamo che qui forse c'è un, un cliché da sfatare. Però, insomma, da questo punto di vista, le donne nel motorsport sono sempre state, almeno recentemente, da che io frequento il Moto Mondiale, abbastanza presenti. Lato meccanico-ingegneristico, invece, forse, poi Lucia potrà in qualche modo confermare o confutare la mia teoria. Eh, forse ci sono un pochino più di pregiudizi a cui bisogna forse eh, far tenere, di, cui bisogna ten, di cui bisogna tener conto e che bisogna in qualche modo sfatare con la propr le proprie competenze e le, le proprie capacità perché il lato box diciamo quindi quello proprio meccanico ingegneristico forse è sempre stato considerato un pochino più appannaggio della parte maschile, mentre l'atto di organizzazione, coordinazione, coordinamento, scusatemi, stampa un pochino più appannaggio del dei ruoli femminili. Quindi se Lucia vuole in qualche modo, non so, appunto commentare quello, quello che ho appena detto, secondo me forse ha una visione un pochino più capillare della cosa. Sì, devo dire a, che ha ragione Giorgia che c'è un pregiudizio per chi vuole fare il meccanico, anche se nel tuo caso sì, teoricamente non c'è perché siete tutte donne, quindi non ci dovrebbe essere. Sì, devo dire che un po' si sente questa cosa, anche se mi è capitato appunto di stare in un team tutto femminile, quindi diciamo... C'è più forza attorno perché ci sono più donne, ci si dà forza. Però, semplicemente anche quando magari si porta la moto al parco chiuso per i controlli, c'è quel commissario che commenta e eh, le donne, oppure semplicemente fai una cosa, ti senti gli occhi addosso e dici, Oddio, ho sbagliato qualcosa. ma E vai via e senti il commentino. Quindi tante volte dà molto fastidio. Però io effettivamente ho avuto la fortuna di lavorare con donne che hanno lavorato parecchi anni nel motorsport e mi stanno anche a me insegnando a diciamo non fregarmele perché non, non va bene, perché nel senso se no gli dai, gli dai ragione. Però diciamo a, a farsi un po' una corazza per riuscire a vivere in questo mondo, perché tante volte anche quando si ha il muretto che si mette fuori la tabella, c'è il commento oppure... Eh, il sei in cammini nel paddock e senti tanti commenti brutti o comunque sminuenti però devo dire un po' sta cambiando tipo, fammi capire Lucieti quali sono tipo... i commenti che ti danno fastidio Do dovevamo praticamente noi pesiamo la moto con i commi mm -hmm. commissari e dovevamo posizionarla in un modo la bilancia era messa in un altro modo e quindi dovevamo spostare la moto no Abbiamo, uh -huh. Ci ho messo una manovra in più perché era una, era una posizione un po', un po difficoltosa eh, e c'è stato il commento, e le donne fanno così. E sono solo donne. Sì. Cioè, il classico, e vabbè, sono donne, no? Come e per il parcheggio. Cosa? Come per il parcheggio, che dicono eh, le sì. donne. No? Eh, sì, eh, sì. Eh. E le donne sono... E, e io ho preso, me ne sono andata, però comunque tante volte, anche se non dico niente, lo sguardo... È molto presente, cioè lo, lo senti, però devo dire che penso che quest'anno ci siamo fatte valere perché con la Cup abbiamo perso il campionato al foto finish, all'ultima gara di 3 centimetri proprio, uh, sulla scia, e, però, e quindi abbiamo lottato contro team maschili e siamo arrivati secondi, eh. però ci abbiamo fatto vedere, siamo andati oltre ai pregiudizi e tutto, anche se devo dire che c'è una piccola parte che, che ci sostiene. E come la affronti tu quando senti che c'è questo pregiudizio, cioè come ti comporti, come, come stai imparando a gestirlo? Eh, devo dire è difficile, perché lo sto, impara sto imparando, però all'inizio, le prime volte che sentivo i commenti o mi abbattevo un po', che avevo, pa cioè avevo paura di aver fatto le cose sbagliate perché sentivo che mi dicevano e eh, non si fa così oppure eh. c'era cioè, lo sguardo, quindi avevo la paura di aver sbagliato. Oppure mangiavo tanta rabbia e quindi, alla fine del weekend, non riuscivo più a gestirla, cioè ero molto... tornavo a casa e sentivo tut tutto l'accumulo che avevo, cioè tutta la rabbia che avevo accumulato. Però, piano piano, sto imparando, ho conosciuto una telemetrista eh, che lei è da tanti anni che è in questo, in questo mondo ed, ha, ed è anche, anche un suo team che mi, ai mi aiuta tanto a, ge a gestirla, cioè nel senso, loro ti fanno questo commento, ma tu hai dimostrato che sei brava, riesci a farle le cose come, la come gli altri e quindi di lascia stare, perché non... sono parole al vento, diciamo, dobbiamo lasciarle stare e dimostrargli che non è vero, anche se essendo magari un uomo non deve dimostrare di saper fare la donna, tante volte deve dimostrare di saperlo fare, perché all'inizio non ci credo. Un po' è anche giusto che bisogna scardinare dei luoghi comuni e quindi quando si entra in un mondo tradizionalmente maschile è anche normale aspettarsi che ci sia un po' di resistenza, ma infatti quello che ti volevo dire è normalmente gli uomini che fanno commenti sessisti o sono ignoranti, o è lì, non c'è speranza, eh, oppure semplicemente hanno paura che tu sia più brava di loro e che quindi metti, metti un po' a rischio la loro sicurezza. Quindi da una parte ti deve dar fastidio, dall'altra no. E quello che diceva Giorgia è molto vero. Mi stava facendo pensare anche che la mia domanda è un po' scontata, no? Però è una domanda che faccio proprio per far emergere le cose che tu hai detto, Lucia, no? Perché altrimenti le diamo per scontate anche quelle. Invece bisogna che le persone si rendano conto ehm, che appunto ci sono... Del, degli ostacoli da superare. Intanto mi scrivono che Alessia Roncaglia ha alzato la mano, quindi eh, la facciamo eh, parlare al più presto, anzi se intanto me la collegate. Eh, no, stavo dicendo che Giorgia ha fatto una considerazione eh, assolutamente condivisibile, nel senso che ci sono ruoli tipicamente più femminili e altri anche nel motorsport eh, tipicamente più maschili ma proprio ieri ho sentito un'intervista anzi non era un'intervista era una conferenza stampa che stava, stavano avendo congiuntamente il primo ministro finlandese e il primo ministro eh, neozelandese che sono due donne e a un certo punto eh, c'è una domanda ah, vedo che è arrivata Alessia benvenuta Alessia adesso ti facciamo fare la domanda ma eh, questo interessa anche te quello che sto dicendo. A un certo punto, il giornalista chiede al primo ministro neozelandese: Dice, Ma voi vi siete viste qui oggi e c'è questa sintonia perché siete due donne, perché siete due donne della stessa età che quindi volete condividere la vostra esperienza. E lei lo ha gelato dicendo: Ma voi, questa domanda a Barack Obama e al primo ministro neozelandese uomo, gliel'avreste fatta? Eh, allora, noi siamo qua perché siamo due primi ministri, non dobbiamo spiegare niente a nessuno e ci confrontiamo per valutare le opportunità. Quindi, eh, come vedete, è un pregiudizio che c'è su larga scala, ma secondo me affrontarlo anche con questi confronti aiuta le donne, le ragazze a non viverlo come un problema, ma semplicemente come un ostacolo da superare. Alessia, benvenuta, attiva pure il tuo microfono e Fai la domanda che devi fare, sono contento che partecipiate così è più divertente. Sei d'accordo o no, Alessi? buongiorno a tutti. Eh, innanzitutto, complimenti alle due ragazze. Eh, niente, la mia domanda era inerente a come entrare in questo mondo. Cioè, io ho partecipato al progetto della Formula Student, non so se eh, qualcuno lo conosce, un progetto di ingegneria a livello, diciamo, internazionale dove si eh, progetta e poi realizza una monoposto, eh, quindi una piccola Formula 1 diciamo così. E in quell'occasione ho avuto proprio il modo di, di fare ricoprire il ruolo di responsabile mh, finanziario e eh, team coordinator, team manager. Quindi ecco io da, già da quella volta sono stata nel team tre anni, eh, ho concluso l'esperienza poco tempo fa, oggi sto lavorando nel settore delle risorse umane e sono comunque ancora tutt'oggi interessata a entrare ecco, nel mondo del motorsport, eh, che sia okay. anche solo um, all'inizio avvicinandomi magari come supporto a un ecco, team coordinator o una cosa così, e quindi supportare solo magari all'inizio eh, anche nel fine settimana. Quindi eh, la mia domanda era proprio capire come poter avvicinarsi ed entrare in questo mondo. Perfetto. Perfetto, eh, intanto oh, vi ha fatto i complimenti a voi e a me, ma, ma completamente ignorato, così capite in che mondo io mi trovo. Da dove ci chiami Alessia? In ehm, questo momento è da Ancona. Ah, ma Sei marchigiana? Le mar sì. Sì, 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 sì. Perfetto, una marchigiana, benissimo. Eh, chi vuole rispondere prima, Giorgia o Lucia, poi tanto rispondete tutte e due, quindi parti tu, Giorgia, dai, che ha finito di parlare Lucia prima. Comincio io anche perché siamo poi stesse, nella stessa regione, visto che io sono a Tuglia e tu sei in Ancona, quindi più o meno siamo, siamo vicine. Io eh, ho fatto le scuole ad Ancona. Ah, ecco, quindi va bene. Lucia, tu. Sono di Lecco. <ride> Niente. E, allora, mi aspettavo in realtà questa, questa domanda in qualche modo, perché immaginavo che qualcuno avesse voglia di sapere quale sia il percorso eh, per entrare in questo mondo. Allora, io racconto ovviamente la mia esperienza personale che forse è un po' anomala, eh, perché io in realtà vivo il paddock da quando sono piccolina per questioni familiari, perché mio padre lavorava nel paddock, quindi comunque diciamo che in qualche modo ho avuto una via preferenziale, ma anche no, nel senso che essendo un ambiente così familiare a me, dove conoscevo tante persone... Nel momento in cui effettivamente eh, decidi di voler lavorare in quell'ambiente lì, mh, cercare di conciliare il personale con il professionale può essere un'arma a doppio taglio. Sicuramente ho fatto un percorso di studi che mi portasse in qualche modo ad aprirmi a questo mondo. Ho studiato lingue, quindi comunque eh, un percorso di studi abbastanza malleabile su diverse esigenze, ma ho cercato di adattare il più possibile a quello che, che volevo fare io. Sicuramente parlare più di una lingua è molto utile, sicuramente essere predisposta allo spostamento, al viaggio eh, conta tantissimo. Però, ripeto, eh, quello che a me ha aiutato è sicuramente stato già conoscere quel mondo lì, le dinamiche di quel mondo lì che sono dinamiche, come accennava prima Pasquale durante l'introduzione, le dinamiche a certi livelli sono dinamiche particolari che solo mh, vivendo ce eh, certi contesti è possibile conoscere. Quindi avere questo background a me ha aiutato, ha aiutato tanto. Allo stesso tempo però mi trovavo nella condizione di dover dimostrare. Non solo perché ero la figlia di, in qualche modo, ma dimostrare di essere in grado di, di fare il mio lavoro e di, di svolgerlo al meglio. E sicuramente. Qui... Scusami, eh, eh, su questo una curiosità, eh, per chi non avesse il background, come hai avuto tu la fortuna di avere, visto che tuo papà ti ha, ti ha abituato a questo ambiente sin, sin da quando eri piccola, cosa consiglieresti a chi non ha quel background? Allora, sicuramente infatti eh, stavo accennando questi percorsi di studio, questi corsi che stanno nascendo eh, molto specifici come quello che hai fatto tu, e eh, credo possano veramente aiutare ad introdurre attraverso una corsia preferenziale in, in, questi, in questi mondi. Eh, credo che ne stiano nascendo più magari sul, sulle quattro ruote piuttosto che sulle due, perché sento diverse persone che frequentano queste, eh, questi percorsi eh, a Maranello, insomma ce ne, sono, ce ne sono diversi che offrono uno, uno sguardo proprio all'interno di quello che è il mondo della Formula 1 in questo caso e quindi comunque uno sbocco abbastanza eh, preferenziale in questo, in questo mondo. E per quanto riguarda la MotoGP, sicuramente come dicevo prima, conoscere diverse lingue perché comunque è un ambiente eterogeneo dove ci sono tante e eh, tante persone di diverse di diverse nazionalità e avere in qualche modo proprio una predisposizione all'adattamento perché spesso si viaggia in condizioni <ride> un po' precarie quindi non bisogna essere molto come dire eh, avere troppe pretese da quel punto da quel punto di vista avere una buona predisposizione al lavoro in team come diceva prima Lucia tante volte in situazioni anche magari di fretta o di necessità in, in cui bisogna a fare tante cose in poco tempo, essere una persona, un, un, una, un componente integrato del team fa una grandissima, una grandissima differenza. Quindi quello che è il mio consiglio è quello comunque di essere il più versatile possibile. Il conoscere più lingue, eh, lo ripeto mille volte, è sicuramente un plus eh, da, da tenere in considerazione, e, e avere un po' anche di fortuna, onestamente, perché tante volte in questi, in questi ambienti così un po' chiusi, se vogliamo. Passatemi il termine. Conoscere qualcuno, avere qualcuno che ti introduca, eh, facilita molto le cose piuttosto che lasciare il proprio curriculum eh, all'interno di una casella postale. Eh, questo Ottimo. è da dire, è vero, perché è un mondo comunque piccolo e quindi sicuramente la, eh, il feedback che viene da una persona che già in quel mondo ci lavora aiuta, aiuta tanto. Ottimo, grazie Giorgia. Ehm una postilla a quello che dicevi sulla fortuna la fortuna nella nostra vita gioca sempre un ruolo solo che noi atleti eh, di un certo livello sappiamo che la fortuna non si allena quindi eh, siccome non si può allenare alleniamo quello che invece possiamo allenare che come hai detto tu sono imparare le lingue fare dei corsi puntare su noi stessi e non semplicemente sperare Lucia cosa aggiungeresti integreresti a quello che ha detto di già? Molto opportuno Giorgia per rispondere ad Alessia. E io, mi, infatti, mi trovavo nella situazione che non, non sapevo come entrare in questo mondo, l'ho sempre visto da, da fuori. Il mio desiderio era appunto lavorare nel motorsport e ho trovato una scuola a Monza, l'MTS. Che mi ha aperto diciamo le porte al motorsport perché è una scuola che da anni lavora sia nelle auto che nelle moto e quindi tramite loro eh, abbiamo diciamo, una corsia preferenziale perché loro ci fanno da tramite tra team e, eh, e meccanici e poi da lì loro ci mettono in comunicazione. Poi state iniziare a cercare le persone, a trovare conoscenze giuste perché, infatti, come, come diceva Giorgia, se si conosce una persona. Eh, è più facile perché è un mondo di conoscenze, appunto. Io tramite l'MTS sono riuscita anche ad andare nel, nel paddock della Superbike a fare un campionato dell'R3 a parte, però ho visto la Superbike, eh, ho visto i box della Superbike, ho visto, eh, ho visto proprio le gare. Quindi eh, avere delle conoscenze e trovare appunto corsi che ti permettano di entrare in questo mondo, per me, diciamo, è stata la, la fortuna di averlo trovato questo corso, perché senza di loro non sapevo proprio come poter entrare in questo mondo. E quindi ci... Però stanno nascendo molti corsi, lo sto, sto notando, e le conoscenze servono per entrare. Ok, quindi uno imparare anche a fare network, che nella vita serve... Eh perché non è un, un tema soltanto della vecchia raccomandazione che tanto, can, tanti danni ha fatto in Italia, ma eh, la segnalazione invece è una cosa utile. Io se conosco una ragazza brava la segnalo, ma perché faccio gli interessi anche dell'azienda, non soltanto della ragazza. Se invece una ragazza non è brava e la segnalo, cioè la vecchia raccomandazione, faccio un favore a lei, ma creo un danno a chi la suda. Quindi io segnalo sempre persone in gamba. Eh, e per fortuna ce ne sono tante. Alessia. Hai qualche elemento in più sulla tua bussola dopo le risposte di Giorgia e Lucia? Sei soddisfatta? Sì, 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 assolutamente. Adesso poi ecco mi trasferirò molto presto su Modena, quindi magari avrò proprio l'opportunità di, di girare anche un po' di più l'ambiente su automotive. Attualmente quello che sto facendo è girare un po' quando io ecco effettivamente sono più orientata verso il mondo delle quattro ruote. E sto frequentando un po' quando ci sono i campionati di GT3, diversi campionati, insomma per girare un po' e vivere questo mondo, anche se in veramente piccolissima parte. Ok, intanto eh, ti ringraziamo molto di essere intervenuta. Come vedi, hai fatto delle domande interessanti che aiutano poi tutte le persone come te che vogliono approcciare questo mondo a ragionare in base anche alle indicazioni che ricevete da persone come Lucia e Giorgia, che sono dentro questo mondo. Eh, quindi eh, grazie de della tua partecipazione. Ti ricordo, ti ricordo che comunque se non ne sei già a conoscenza in Italia sono sempre più eh, importanti e finalmente a conoscenza delle famiglie, cosa che fino a, a ancora adesso c'è un vuoto pazzesco. Sugli ITS, sai cosa sono gli ITS? Sono gli istituti tecnologici superiori che fanno corsi che sarebbero come corsi universitari ma molto pratici dove per esempio c'è una parte laboratoriale che supera come didattica il 50% rispetto alla parte tradizionale che si fa all'interno dell'università, durano due anni, ti valgono come due anni di università, cioè se dopo due anni cambi idea e vuoi iscriverti a un'altra università, ti valgono come se hai fatto due anni di università e ti iscrivi al terzo, e hanno un'occupabilità altissima, perché i docenti che ci sono dentro gli ITS sono manager che arrivano dalle aziende. Quindi capisci che se viene qualcuno di Ferrari a insegnarti come si, eh, come si fa il meccanico, come si fa un team coordinator all'interno di una scuderia e te lo dice uno che lo vede tutti i giorni, chi fa quei percorsi poi è segnalato alle aziende e ha una grande probabilità di trovare uno sbocco. Quindi informati, vai anche sui nostri siti, metti ITS, ITS, e vedrai che troverai nella tua regione. Eh, anche attraverso g-group se vuoi eh, tutte le indicazioni per fare questi percorsi grazie ancora per essere intervenuta e mh, adesso volevo fare un'altra domanda io che mi ero preparato che ci tenevo a chiedere poi però mi scordo perché ormai è una certa età ehm... mm -mm. ah sì allora volevo chiedere ad entrambe sia a lucia che a giorgia eh, voi sapete che eh, si parla sempre di competenze no? all'interno del mercato del lavoro e quindi anche nel vostro. Ci sono le competenze tecniche, cioè come si fa il lavoro che fate, ma ci sono anche le competenze cosiddette trasversali, cioè come fai il lavoro che fai. Ehm. Che vuol dire anche da un punto di vista relazionale? Penso che prima lo stesse dicendo sia Giorgia che Lucia, lo stesso dicendo tutti e due, eh, la capacità di lavorare in squadra. Perché se sei un meccanico straordinario o un team coordinator straordinario, da un punto di vista di competenza, perché hai studiato, ma non vai d'accordo con nessuno, sei un, sei un orso grigio, eh, chiaramente questo crea un problema all'interno di una squadra. Ecco, in base alla vostra esperienza. Ovviamente dovete avere competenze tecniche, altrimenti non potete fare un lavoro. Ma quanto contano anche le competenze cosiddette trasversali, cioè che si applicherebbero a qualsiasi lavoro, quindi non pensandolo semplicemente sul settore in cui siete? Cominci tu Lucia, quanto conta saper lavorare in squadra, sapersi adattare, come diceva Giorgia, a ritmi? Eh, particolari, viaggi continui, ambienti sempre molto stressanti. Cioè, quanto conta nel tuo lavoro? Conta tantissimo perché lavorando sulla moto hai le, la vita di una persona nelle mani, e se non ti fidi della persona con cui lavori eh, è difficile perché se ad esempio ci abbiamo i nostri compiti, io non posso pensare a quello che sta facendo l'altra persona, mi fido di quello che sta facendo, perché se vado a preoccuparmi anche di quello che deve fare l'altra persona, rischio anche di sbagliare il mio lavoro. Quindi certo. avere una fiducia eh, in quello che sta facendo l'altro senza che eh, devo continuare a controllare è molto molto importante. Anche se, appunto, nel box c'è una figura che è il, eh, il capomeccanico che comunque tiene l'occhio su tutto, però okay. eh, il capomeccanico si deve anche fidare perché non, non può essere lì eh, a fissarti perché, appunto, non ti dà fiducia. E se non c'è. Eh, ho provato, ho, mi è capitato di lavorare eh, una volta con una persona di cui non mi fidavo tanto e devo dire è stato un weekend molto pesante perché oltre a controllare quello che dovevo fare io, dovevo controllare anche l'altra persona. E ho, è stata la mia prima stagione quest'anno, però devo dire che ho capito come funziona, il, come si lavora in squadra e se non c'è coesione è veramente difficile si creano anche magari delle cricche all'interno della, della squadra e comunque eh, viaggi, stai via una settimana, e cinque sì. giorni, eh, viaggi assieme, mangi assieme e se non vai d'accordo con la persona è difficile lavorarci, molto difficile. Eh, questo è importante perché normalmente sono cose che a scuola, all'università non ci insegnano, ci insegnano ad acquisire conoscenza. Ma saper lavorare con gli altri è essenziale in qualsiasi eh, settore del, del mondo del lavoro, in particolare in settori dove, come dicevi tu prima, alla fine sì, è uno sport, ma chi va in pista un po' rischia anche la sua vita. Quindi se non c'è la capacità di eh, giocare in squadra in questi settori non puoi avere futuro. Um, Giorgia, tu che cosa ne pensi? Sono ovviamente totalmente d'accordo con, con Lucia che parla della sua esperienza proprio mh, diretta dal box e quindi sicuramente è quella che tocca più con mano anche la necessità di una coesione all'interno del team. Si vedono spesso anche scene alla tv di eh, cambi di gomme in pochissimi secondi o necessità di rimettere in piedi la moto eh, per, per far uscire il pilota prima che finisca il tempo della sessione. Quindi... Veramente capisco bene, vedo in prima persona quanto sia assolutamente necessario che la squadra lavori bene insieme, si fidino l'uno dell'altro, il pilota si fidi della propria squadra e percepisca lui stesso che la squadra è un insieme di persone che lavorano bene, lavorano in sintonia, perché il pilota stesso, è che poi è quello che va a rischiare la vita in pista, deve fidarsi del lavoro che viene fatto all'interno del box. E i piloti, per quanto a volte possano sembrare poco attenti, si rendono conto se all'interno del box c'è qualche eh, problema e lo, lo percepiscono e ovviamente va poi a ricadere sulla loro prestazione. Spesso, quindi è fondamentale essere in grado di eh, collaborare eh, con, le proprie, con i propri colleghi. Sicuramente possono nascere all'interno di una stagione dei problemi perché è normale che, che ci siano come ambienti di lavoro, però, appunto, se le basi sono buone, è facile anche confrontarsi per risolverli. Questi problemi possono essere problemi di tipo professionale o anche di tipo personale. e Ognuno ha una vita a casa, quello che dico sempre è che ci. Viviamo tantissimo insieme, quindi la nostra famiglia diventa quasi la squadra, però in realtà non lo è, nel senso ognuno a casa ha le, ha le proprie esigenze e la propria vita familiare che in qualche modo, stando via così tanti giorni, eh, in, irrompe nella vita professionale. E quindi è necessario mh, così comprendersi e volersi, volersi bene. Adesso sembra un po' come dire una, un cliché, però è, è veramente fondamentale passando così tanto tempo insieme e lavorando ad un livello così alto di prestazione, di perfezione, è fondamentale avere una, un rapporto relazionale con gli altri, proprio a livello personale che, che funzioni. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo ed è importante che lo diciamo soprattutto nel nostro paese, che brilla culturalmente per professionalità straordinarie. Ma molto spesso lo sapete benissimo, siamo un paese molto individualistico, no? cioè noi vediamo le differenze non soltanto tra una regione e l'altra, ma anche tra un comune e l'altro dentro la regione, no? eh, perché abbiamo una tradizione molto particolare. Quindi abbiamo grandissime professionalità che il mondo spesso o ci invidia o ci compra, ma quando si tratta di fare sistema o fare squadra non siamo bravi come altre culture. Quindi che voi diciate eh, questi argomenti che per me sono musica, è importante dirlo soprattutto a chi si approccia al mondo del lavoro e non l'ha mai frequentato perché ha frequentato soltanto l'università o la scuola superiore. Ecco, imparare a lavorare con gli altri è quello che le aziende cercano quando cercate un lavoro, perché se sei brava ma non sai lavorare insieme agli altri non fai molta strada. E... E quindi ti volevo chiedere un'altra domanda che fa Sara Antonella, che non, non ricolleghiamo, anche perché l'abbiamo già vista prima. Tra l'altro adesso è arrivata un'altra domanda dalla classe quinta di Meccanica Meccatronica. Eh, intanto una di Sara Antonella. abbiamo dieci minuti e poi chiudiamo. Quali sono, eh, Giorgia, i ruoli femminili all'interno del paddock, oltre alla detta stampa, public relations, eccetera, eccetera? Ci sono altri ruoli femminili? Beh, abbiamo Lucia, l'esempio direi lampante che ce ne sono altri. Io ho lavorato anche con, in un team in cui la nostra, moto, la nostra telemetrista era una, una ragazza, tra l'altro ingegnere aerospaziale, quindi insomma, con un percorso di studi importante, perché appunto, come dicevamo prima, le competenze sono, sono fondamentali eh, a certi, a certi, in tutti i livelli, ma a certi livelli in maniera, maniera particolare. Quindi diciamo, secondo me, grazie anche al lavoro che fa Lucia e il suo team, si sta aprendo il mondo del motorsport ad un'accoglienza al femminile diversa da quelli che sono stati i ruoli eh, dedicati al femminile fino, fino a qualche anno fa. E bisogna fare forse un pelino più fatica rispetto a quello che fanno gli uomini, come dicevamo, dicevamo prima, però purtroppo questo è il mondo eh, in cui viviamo ed è... Forse è una, una sensazione che si applica a tutti gli ambienti, soprattutto a quelli che sono stati appannaggio del, del genere maschile per, per tanti anni. Quindi eh, quello che mi viene da dire è di non scoraggiarvi se mh, volete entrare nel motorsport con un ruolo che non è così eh, mh, ufficialmente femminile. E provateci perché eh, l'esempio di Lucia, l'esempio della, della mia ex collega, eh, sono esempi che fanno appunto comprendere che si può entrare nel motorsport senza essere la detta stampa o la coordinatrice, ma avendo anche il ruolo da meccanico, da telemetrista, da capomeccanico, eh. Si può, si può fare. Per fortuna si sta aprendo eh, il mondo del motorsport, si sta aprendo ad accogliere anche eh, le, le, le ragazze, le donne. Quindi non andate avanti per la vostra strada, credeteci, studiate. Purtroppo, forse dovrete dimostrare un pochino di più di quello che debbono fare i vostri colleghi uomini. Ma fregatevi. <ride> ecco, perfetto. Yes, you can. Yes, you can. Eh, Lucia. Ti volevo chiedere una cosa che ha accennato prima Giorgia e che penso interessi tutti, anche per far capire che non è tutto rose e fiori, non è che uno sta lì, si diverte, è molto eh. mondiale, wow, che bello, vinciamo, perdiamo. Ci sono anche tanti sacrifici che chi non ha fatto sport ad alto livello non vede, vede soltanto la gara. Come concili tu la tua vita privata con quella... Professionale, visto che sei sempre in giro, come diceva Giorgia, eh, i ritmi, il weekend, questo sconosciuto, perché nel weekend, io il weekend l'ho conosciuto a 35 anni, che, che si potesse riposare durante il weekend, perché durante la mia attività professionale il weekend è il momento più importante di qualsiasi sport, perché si gioca, si va in pista. Come fai a conciliare la tua vita privata con quella professionale? E diciamo appunto, avendo appena iniziato, devo ancora un po' farci la mano perché quando. Io non viaggio come, come Giorgia, perché il moto mondiale è a 20 e passa a gara. Io all'anno ne avrò 6 o 7, poi se si aggiungono altri campionati, magari diventano anche 15. Però devo dire, ci devo ancora fare un po' la mano perché mi capita che durante il weekend non guardo il telefono, non scrivo a nessuno. Eh, perché sono completamente immersa in questo mondo perché è un mondo a parte cioè non, non, non capisci quello che sta succedendo fuori perché vivi lì, vi, vi, stai lì e quindi devo ancora farci un po' la mano a, a magari eh. iniziare a contattare qualcuno fuori e ci devo ancora fare un po' la mano, devo dire è la prima stagione quindi ti diamo il tempo di sì. casinarti la vita con calma, non ti preoccupare però se si può consolare, non, non cambia. <ride> Va bene. È sempre così, è sempre, si ha sempre la sensazione di vivere in un mondo parallelo e quando torni a casa dici ok, dove sono stata, da dove cominciamo? <ride> è, è veramente sempre la sensazione è quella di essere in un mondo a parte, tutto quello che succede a casa, anche chat con gli amici, insomma, cose così si lasciano sempre un po' da parte perché eh, sia i ritmi sono serrati in più perché veramente si entra in un mondo parallelo. Però per Una ora domanda. È, sì. Scusami di finisci Lucia. No, è che se ti piace questo mondo lo accetti anche. Cioè, io è, da quando sono piccola che volevo fare questo lavoro qui e quando ci sono finita dentro, pensarci proprio, sono son felice di fare questo lavoro, è, è proprio bello, cioè ti dà la soddisfazione. Eh, questa è un'altra cosa bella, no? Dicevamo i valori, la passione. Come vedete, senza passione non si fa un lavoro così per tanto tempo. Eh, la classe quinta di Meccanica Meccatronica fa una domanda romantica, e quindi io ve la pongo: Quant'è il salario di chi svolge questo tipo di lavoro? Lucia. Eh, io ho appena iniziato, quindi diciamo devo fare la gavetta, e tutto. Quindi, per ora non ci posso vivere. Però dipende se appunto se riesco a fare più campionati, qualcosa riesco a tirare un po' più su. Quindi bisogna aspettare anche lì. Cioè non è, non è tutto subito, bisogna fare sacrifici. Prima e prima o poi si arriverà. Anche questo è importante trasmetterlo, no? Perché eh, ogni professione ha la sua gradualità. Capisco il pensiero di chi dice ma quanto si guadagna perché vorrebbe subito legare il suo compenso a un ambiente che normalmente si intende un ambiente ricco da un punto di vista di investimenti. Ma normalmente guadagnano tanto i piloti. Chi sta intorno guadagna sicuramente eh, molto meno, in linea più o meno con eh, il compenso che spetterebbe a un meccanico, diciamo così tradizionale, poi magari guadagni un po' di più. Ma... Come dici tu, c'è bisogno di una gradualità. Secondo me sono domande legittime anche perché di soldi abbiamo sempre questa reticenza a parlarne. Culturale in Italia, come dire, no? non dirlo che sennò con gli altri, però insomma, dare un'idea di grandezza serve. Che dici, Giorgio? Dico che ha ragione Lucia. È, è un mondo, come accennavi tu, Pasquale, che viene un po' interpretato come un mondo ricco. Quindi si pensa che nel momento in cui ci si metta un piede dentro, ricchissimi tutti. <ride> Bisogna giustamente, eh, come dire, eh, aspettarsi una gradualità sia dei ruoli che quindi del, del salario che va di conseguenza. Tra l'altro una cosa importante, è la maggior parte delle persone che lavorano nel motorsport, almeno nel motomondiale, sono liberi professionisti. Siamo tutti a partita IVA, quindi insomma c'è anche una sorta di rischio. Non per siete fare. dipendenti. Non cioè... siamo dipendenti, quindi è una cosa che è da, da, da tenere in conto. E, e quello che dico sempre io, o almeno quello che è stato un po' la guida che mi ha portato poi a magari cambiare in certi momenti strada, è giusto accettare delle condizioni mh, comunque rispettose della propria, della propria persona e della, pro, della propria figura professionale e finché si deve imparare, insomma finché bisogna costruirsi la propria figura professionale. E io ho 35 anni, quindi arriva un momento in cui ovviamente devi cercare di negoziare le condizioni migliori possibili che pensi che ti spettino, perché arriva un momento nella vita in cui le tue competenze aumentano ed è giusto che di pari passo aumenti anche quello che viene, viene retribuito per le tue competenze. Quindi sono d'accordissimo, come dice Lucia, a dover comunque a volte... E, come dire mettere da parte le proprie ambizioni economiche per a, a vantaggio di quelle professionali, assolutamente, fino ad arrivare a un momento in cui le due cose però devono in qualche modo essere almeno leggermente allineate. Quello assolutamente. Però, ragazzi, la gavetta è da fare in, tutti, in tutte le, eh, le, le situazioni, a qualunque tipo di livello, eh, bisogna metterlo in conto. Qualche anno di sacrifici è, è comunque da considerare. Sì, ed è una cosa anche comprensibile, no? Chiunque, se fosse dalla parte opposta, se dovessi assumere qualcuno, non è che ti dà subito una paga piena, te la dà quando tu dimostri che hai le competenze, come dicevi tu, Giorgia, riconosciute. A quel punto te la do ben volentieri, no? Una paga eh, congrua, ma all'inizio devi fare anche esperienza. Per chiudere, che ci mancano due minuti, secondo me è stato molto interessante, come al solito, quando le domande arrivano dalle persone che vogliono capire in maniera concreta no? che cosa devono fare, come si devono approcciare a questo mondo. C'è una domanda di Vittoria Ortega Cabrera che chiede come si fa ad arrivare ai team, come si fa a dare un CV ai team, se bisogna mandare una mail al team manager, se bisogna usare LinkedIn, se ci sono siti dedicati come G-Group, eh, se bisogna andare nel circuito e consegnarlo a mano, ecco magari il circuito consegna a mano, no. Però io direi tutti questi canali, cioè LinkedIn è sicuramente utile se vai sulla pagina del team che ti interessa. Se ti rivolgi a noi, noi sicuramente facciamo questo di mestiere, quindi avremo tutto, tutte le competenze per favorire poi un contatto col team che ha una posizione aperta o mandare direttamente anche una mail ai team. Cioè sono tutte cose valide. Non so se Lucia, Giorgia, voi avete esperienze diverse che possano aiutare Vittoria a capire come rivolgersi, come candidarsi nelle vostre nei vostri team. Io uso LinkedIn e guardo anche sulle mail che trovo su internet dei team, mando curriculum o comunque... Essendo anche nel, già nel paddock è anche un po' più facile. Però sì, LinkedIn soprattutto, e devo dire alcune, alcuni contatti me li sono creati così, e anche con le mail mandandole mi hanno anche risposto, poi magari non ti rispondono, ti rispondono dopo mesi, però provarci non costa niente, quindi non si sa, cioè si sa mai, no? Eh certo, giusto. Giorgia? Sì, concordo assolutamente, anche se devo dire non è così strano trovarsi nella e box del adesso io parlo di IRTA eh, perché è la, la lente che si occupa del, del rapporto con i team nel moto mondiale però spesso troviamo proprio eh, nella pro, ogni team ha la propria box ne, nell'ufficio di IRTA troviamo i CV eh, quindi se si ha possibilità di venire in circuito perché si riesce Venire in Paddock ad avere il pass attraverso eh, conoscenze è comunque un tentativo valido da fare. Insomma, si è, si è lì, si può eventualmente parlare già con qualcuno, eh, può essere, essere un'alternativa valida. Oltre a quelle già citate da Lucia, che sicuramente sono le, le migliori e anche quelle più semplici. Ragazze, io sono contentissimo di avervi avute come nostre ospiti, eh, sapevo che foste brave nei vostri rispettivi ruoli, ma anche così spigliate, no? E quindi è sempre piacevole eh, poter conversare perché poi è attraverso la conversazione che emergono eh, i punti di maggior interesse e le esperienze dirette che voi fate che possono essere utili a chi vuole approcciare il vostro settore. Per noi è stato un piacere avervi con noi e vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e soprattutto penso che avete dedicato alle persone che sono rimaste collegate le classi che sono rimaste collegate per cercare di capirci qualcosa di più su come approcciare eh, un mondo del lavoro affascinante ma complesso come quello del motorsport quindi grazie ancora sia Giorgia che Lucia grazie a voi e ci vediamo o in pista in un nuovo, un nuovo webinar sappiate che noi normalmente portiamo bene, eh, ve lo dico bene. bene. Ci fa piacere, <ride> sì. lo scopriremo okay. fra... <ride> va bene. Grazie, grazie a tutti e alla prossima. Allora, grazie mille. Ciao.